Se siamo di Cristo, cacceremo questi spiriti di malattie e crocifiggeremo le opere della carne, o da soli o con l'aiuto dei nostri fratelli, nel nome di Gesù Cristo, crocifiggiamo i nostri peccati, la nostra carnalità e guariamo, siamo guariti e siamo liberati. Facciamolo adesso e subito. Non rimandiamo. Vorrei pregare anche per i fratelli che non lo hanno scritto, ma so che ci sono dei fratelli che vogliono essere liberati da presenze e oppressioni demoniache. Gloria a te, Signore, ti amiamo, Gesù. Grazie, Gesù. Fratelli, ripetete con me, dal vostro cuore, fratelli tutti nel mondo, in tutte le nazioni che siete. Chi vuole essere liberato e guarito, preghi con me, insieme a me. Nel nome di Gesù Cristo rinuncio a qualunque cosa che il diavolo abbia potuto inviare a me, Amen. alla mia famiglia, alla mia casa. Amen. Rinuncio adesso, amen. Comando, ripetete fratelli nel mondo, comando qualunque spirito del diavolo di andarsene adesso nel nome di Gesù Cristo Adesso e nel nome di Gesù. specificatamente qualsiasi spirito. Forza fratelli, di magia, stregoneria, Amen. fatture, inviateci Amen. qualche zizzania, Tutti gli invidia, spiriti di gelosia, cessano. Amen, Signore. adulterio, Amen. pornografia, Amen. ira, Amen. In pigrizia, Jesus name. In avarizia. Jesus name. Angela, Galati 5, 19 a 24, va bene, preghiamo anche contro queste cose. Vai Angela. Preghiamo contro fornicazione, Fornicazione, impurità, impurità, dissolutezza, dissolutezza. idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose Cioè, chi non si pente? non erediterà il regno di Dio. Galati 5, 19 a 24. Nel nome Allora, di Gesù. insieme alla nostra Chiesa, nel nome di Gesù Cristo, Amen. comando a tutti e ciascuno di questi spiriti, pregate Nel nome di Gesù. con me, fratelli, comando a Comando tutti a e tutti ciascuno di questi e ciascuno di spiriti e questi spiriti di qualsiasi altro spirito del nemico, nel nel nome di nome di Gesù, Gesù. di dipartire, di Amen. non tornare più, li Amen. lego nell'abisso. Nel nome di Nel Gesù nome e nella adesso. potenza del nostro Signore Gesù Gesù Cristo. Cristo. Signore, veniamo a te, Signore, veniamo a Signore, te, veniamo a te. Signore, per questa liberazione di Amen, Signore ovunque i Gesù. nostri fratelli sono, chiunque ha bisogno di guarigione fisica, Amen. liberazione spirituale, di Nome di Gesù. cacciare qualche oppressione diabolica. Nel Grazie, nome di Signore. Gesù Cristo sono libero, sono Parola di sano, sono salvezza. benedetto. Nel Amen. nome di Gesù, io sono un Benedetto. figlio di Dio nel Parola di nome di salvezza, Gesù. E sorella. Amen. adesso, Benedetto. fratelli, siete pronti? Gloria a te, Signore. Io sono libero. Amen. Galati Gloria, gloria a 5:22. te, Signore. Amen. Il frutto dello Spirito. È amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Giovanni 5, 22. Gloria di Efesini 5, dall'8 al 10 andiamo. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità, esaminando bene che cosa sia gradito al Signore. Efesini 5, 8 a 10. Anche Filippesi 1:11. Ricolmi. Ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a Alla gloria gloria e e lode lode di di Dio. Dio. Efesini 1:11. Colossesi 1:10 a 13. Forza fratelli, con tutto il cuore, nessun dubbio nelle nostre Amen, anime. Signore, Nessun dubbio, fratelli, forza, con tutta la nostra forza dello spirito, non della carne. amen. Amen. Avanti. Perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in In ogni ogni cosa. cosa, Amen.
portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa della sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti, perseveranti e ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5:23. Non c'è legge contro queste cose. Grazie Signore, grazie Signore. Alleluia. Wow. E allora chi avesse spiriti che lo molestano, la molestano, nominateli uno per uno. Amen. E poi li rinunceremo tutti insieme. Nel nome di Gesù. Va bene? Amen. Va bene. Nel nome di Gesù Cristo, Galati 5:24, quelli che sono di Cristo hanno... hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Galati 5:24. Allora, nominate uno ad uno gli spiriti che vi molestano, qualunque sia spirito delle sigarette, spirito della droga, spirito di adulterio, spirito di bugie, spiriti di egoismo, di avarizia, di carnalità. Nel nome di Gesù Cristo, qualunque demone che mi attacca, lo sgrido, lo scaccio, lo rimando da dove viene nel suo posto infernale. Io sono libero, io sono benedetto, io sono figlio di Dio. Sono chiamato ad essere benedetto, chiamato alla salvezza, chiamato alla libertà in Cristo. Nel nome di Gesù comando ogni diavolo di essere legato, comando ad ogni spirito che mi molesta di andarsene e di non tornare più. Io sono sano, io sono guarito, io sono libero, io appartengo a Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Rinunciamo a qualunque spirito che ci attacca, che ci molesta, che ci dà fastidio, che ci vuole opprimere nel nome di Gesù Cristo. Io sono di Cristo. Io appartengo al Signore. Gloria al Signore. E adesso, fratelli, prendiamo il corpo di Cristo. Prendiamo il sangue di Gesù. Ecco, benediciamo il pane e il vino, che in questo momento diventa carne e sangue, in questo momento, perché santificati per la preghiera di tutti noi riuniti. Ecco, spezzo il pane. Ecco, Deborah, ti ringrazio. Se vuoi passarlo, grazie. Ecco, il pane sta passando. Prendete pure il corpo, fratelli, adesso. Gloria al Signore. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo, dice il Signore. Fate questo alla gloria mia. Il mio corpo spezzato per voi, per la vostra salute. Non credete al diavolo che dovete soffrire per essere sanati, salvati, benedetti, liberati. È una bugia. Io, Gesù, mi sono caricato di tutti questi mali per risparmiarli a voi. Io, Gesù, mi sono caricato di tutte queste croci, e adesso voi dovete solo ricevere. Ricevete, o figli, la mia salute, la mia guarigione, i miei miracoli, la mia liberazione sono tutti nel mio corpo e nel mio sangue, nello Spirito Santo. Allo stesso modo Gesù prese il calice e disse: bevetene tutti, questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per voi. Non siete più sotto il patto di Mosè, mosaico, occhio per occhio, dente per dente, ma adesso siete sotto il nuovo patto delle mie benedizioni, del mio perdono, della mia guarigione,
della mia salvezza, del mio perdono. Il mio sangue vi guiderà al mio regno, dove ci sono molte dimore. E io, Gesù, ho preparato per voi una dimora per ciascuno di voi. Siate fedeli. Non mi costringete a separarvi dalla mia Filadelfia. Nessuno mi costringa a metterlo nella Laodicea. Siate tutti a cuore pieno, figli, perché io Gesù sono a cuore pieno. E non posso capire, non posso comprendere, non posso accettare i Giuda e mezzo. Non ci meritiamo di bere il sangue spirituale che si trova in questo calice. Ma tu hai detto che possiamo farlo perché tu ci ami. Ti benediciamo, Gesù. Alleluia. Aiutaci a darti tutto il nostro cuore, non tenercene niente di scorta, perché la scorta ammuffirà. Marcirà, la manna è fresca, rinnovata ogni giorno. Alleluia. Alziamo il calice, fratelli. Pronti a riceverlo nel nome di Gesù Cristo. Stiamo ricevendo la nostra liberazione, la nostra salvezza. Signore, pulisci i nostri cuori nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo adesso il calice del sangue di Gesù. Gloria al Signore. Bevete, dice il Signore, state prendendo la mia guarigione, salvezza, liberazione. E tutto è nello Spirito Santo. Gloria al Signore. Il calice sta passando. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Grazie Signore. Gloria a te Gesù, grazie. Bene Gesù. Con questo, fratelli, noi vi salutiamo, ma non vi lasciamo però. Vi salutiamo, ma non ci separiamo. Amen. Grazie. Spegniamo la radio, cioè spegniamo, non la spegniamo, ma chiudiamo il programma, ma non chiudiamo il nostro amore per voi. Alleluia, amen. Questo, fossi anche morto, il mio amore per voi sarebbe sempre vivo. Grazie, Signore. In Cristo. Amen.